La collezione di occhiali 95-22 è molto importante per me, perché l'idea iniziale era quella di poter lavorare realizzando il macro canage, che è un elemento della casa Dior ma che normalmente viene realizzato sulla pelle e quindi trapuntato, ed è stato caratterizzato anche da questa speciale cerniera con dei triangoli che riprende anche l'elemento dei piedini della borsa 95-22 che è legata al progetto. Le canage en fait est apparu chez Dior dès le premier défilé au printemps été 47. L'organisation des grands salons a été prévue avec des typologies de sièges différents, avec une assise en canage. Ces petites chaises dorées ont tout de suite servi d'éléments de scénographie. Et puis ce principe a continué tant pour les vêtements que pour les accessoires. In questo caso il modello è un modello iniettato, dove noi abbiamo cominciato a strutturare un disegno, un progetto tridimensionale, un input arrivato direttamente dall'area design di Dior, da Parigi. La cerniera, elemento funzionale per poter aprire e chiudere gli occhiali, diventa non soltanto un aspetto tecnico, ma diventa una definizione del disegno stesso. Il materiale grezzo viene poi lavorato per portarlo a finitura, dove verrà applicato il logo CD e all'interno il logo Christian Dior, abbellitore in metallo, asta frontale, lente, dove poi verrà applicato il laser, sempre con una signature Dior, dove verrà poi applicata una vernice per fissare il tutto, e verrà controllato che rispetti i canoni tecnici ed estetici richiesti dalla maison. Credo fortemente in questa linea perché rappresenta e sintetizza in modo credibile su una categoria come gli occhiali gli elementi storici della casa.